Con la dottoressa Giorgia Proto, psicologa, psicoterapeuta, parliamo di questa eh, iniziativa, di questo convegno, l'Aula Enze Buglio, esperienze di comunicazione comun comunicative eh, con bambini e adolescenti in contesti difficili. Ci troviamo a Torre Annunziata, all'Istituto eh, Paritario eh, Parini Rovigliano. Allora, innanzitutto partiamo da, come dire, dalla base. Che cos'è la settimana del benessere psicologico? La settimana del benessere psicologico è un'iniziativa promossa dall'ordine dei psicologi della Campania, ci troviamo alla nona edizione, questo è il nono anno consecutivo. Uh, in cui c'è questa manifestazione di carattere regionale che coinvolge scuole, quest da quest'anno anche professioni amiche del benessere psicologico, oltre che le città amiche del benessere psicologico, perché appunto abbiamo anche il patrocinio dei comuni che in qualche modo uh, ci supportano in questa iniziativa che vede uh, tutta una serie di convegni e di manifestazioni uh, in favore della promozione del benessere psicologico per l'appunto. Come si, eh, come si eh, trasmette il benessere psicologico in un territorio dove regna il malessere? Innanzitutto dobbiamo decontestualizzare, cioè dobbiamo un attimino ridefinire la questione del contesto territoriale difficile, perché i contesti territoriali difficili noi siamo abituati ad immaginarci come contesti geografici, eh, contesti difficili di degrado eccetera eccetera. In realtà il contesto territoriale difficile potrebbe essere anche letto come una metafora perché i contesti territoriali difficili possono essere anche le famiglie in cui eh, regna eh, disfunzionalità nei rapporti e nelle relazioni, quindi, se riusciamo a guardare il tutto in un'ottica di più ampio respiro, chiaramente riusciamo anche a comprendere che uh, bisogna dare una ridefinizione in, in una, in, di ampio respiro per l'appunto alla, alla promozione del benessere, inteso per l'appunto come la possibilità di rendere uh, diciamo armonioso quello che inizialmente può essere un, un contesto perturbato. Come si è arrivati alla scelta di questa scuola? Eh, ne abbiamo parlato eh, con la preside, c'è stata subito una sinergia, c'è stato subito un contatto anche amichevole, no? eh, quindi come si è scelto proprio questo istituto? E la scuola ha uh, praticamente aderito come scuola del benessere psicologico, quindi amica del benessere psicologico, contattando l'ordine e, e l'ordine praticamente uh, attiva le proprie risorse, quindi noi professionisti uh, del, del benessere, quindi psicologi e psicoterapeuti, nella promozione di iniziative che appunto... Um, rendono possibile una sinergia efficace per un lavoro di rete che possa essere in qualche modo capillare, soprattutto poi in contesti territoriali particolarmente complessi. Dottoressa, come si comunica oggi con i bambini e con gli adolescenti? Come si comunica? Questa è la, 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 diciamo la domanda... Il fulcro? Prossima, il fulcro del convegno. In realtà si comunica ascoltando. Um, si comunica parlando innanzitutto la stessa lingua perché spesso ci si rende conto che c'è una babele e quindi si corre il rischio di, uh, di non poter comunicare, di non, di non poter stabilire delle relazioni, quindi efficaci. Uh, l'ascolto è parte integrante di questo, di questo processo e, uh, per l'appunto, al convegno spiegheremo che l'ascolto, il, il tipo di ascolto che ci deve essere, può essere eh, sicuramente un: uh, può essere. Ehm, ha valore eh, preventivo anche rispetto a determinati disturbi che poi si, si configurano come disturbi dell'adolescenza dell e della, anche della giovanità adulta. E in un territorio come questo invece eh, come si, eh, quanto, è, come dire, quanto è difficile eh, soprattutto comunicare e quanto è difficile soprattutto trasmettere il messaggio della comunicazione? Allora, uh, è sicuramente complesso, ma questo è complesso indipendentemente diciamo, da, dai contesti e dalla, dalle situazioni territoriali. Uh, la comunicazione oggi è, è veramente complicata, complessa, perché uh, le maglie comunicazionali sono diventate molto molto particolari, molto sono ipertecnologiche, le distanze sono, sembrano essere tagliate, le comunicazioni sembrano essere molto più rapide e quindi voglio dire sembra passare un messaggio come se ci fosse molta più comunicazione, no? i social media eccetera eccetera. In realtà invece si perde l'autenticità della relazione del processo comunicativo in senso stretto che poi è quello che caratterizza poi gli esseri umani. Eh, ovviamente eh, faccio la stessa domanda che ho posto anche alla dirigente, mi piace fare questa domanda. E eh, qual è l'elemento eh, che affinché questo tipo di iniziative non restino fine a se stesse, che cosa si deve fare immediatamente dopo che si esce da quest'Aula? Beh, sicuramente, sì, questo può essere una, un seme gettato in un terreno che dovrebbe portare frutto. È chiaro che vuole. Bisogna sempre prima preparare il terreno e quindi, in qualche modo, sensibilizzare le persone che ascoltano eh, e cercare del, delle persone che possano agganciare altre persone, quindi intessendo quello che prima definivo come una rete, no? cioè la possibilità di ampliare la, la diffusione di antenne sociali capaci poi di leggere i disturbi e i disagi prima ancora che diventino gravi. Quindi, la, 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 il lavoro di rete è fondamentale alla buona riuscita di progetti come questo. Il messaggio ultimo che vogliamo lanciare alle famiglie, da una esperta del settore? Di incominciare ad essere più genitori dei propri figli, uh, uscendo un po' fuori dalla deriva narcisistica di cui oggi il mondo adulto si fa, si fa portavoce, incominciare ad essere uh, meno coetanei dei propri figli e rincapsulando nuovamente il ruolo che i genitori hanno sempre avuto, quello di fare genitori. Con la dirigente del, dell'Istituto Comprensivo Parini-Rovigliano, Maria Antonietta Zeppetella del Sesto, parliamo eh, di questo convegno che si, che si tiene qui, proprio eh, nel, nell'Istituto Comprensivo, eh, per la settimana del benessere psicologico. Innanzitutto, eh, come si è arrivati alla scelta eh, di questo istituto per un convegno così importante? Dunque è stato piacevole incontrare la dottoressa Proto perché ci ha dato l'opportunità di eh, aprire uno spiraglio e una finestra su quello che è il nostro territorio, le nostre classi difficili, il nostro lavoro quotidiano. L'aula in Subuglio è diciamo comunque un, un eufemismo perché forse dovremmo dire la scuola in Subuglio. Uh, quindi quale territorio più adatto, quale scuola più idonea per affrontare il tema del benessere psicologico se non il nostro istituto? È un istituto che naturalmente è collocato in un territorio diviso tra uh, disoccupazione cronica. Uh, come dire, microcriminalità, uh, disoccupazione nuova e preoccupante, uh, sono problemi so... atavici che non sono mai stati risolti. Questi, no, i nostri alunni sono alunni difficili per antonomasia perché vengono da famiglie difficili, vivono uh, delle vite per strada, hanno conosciuto, hanno fatto esperienze drammatiche molti di loro. E quindi chiaramente sono restii ad accettare le regole. Sono poco eh, disposti a imparare, pensano che tutto quello che noi facciamo a scuola sia poco interessante. Invece, noi ci teniamo a tenere la scuola aperta tutta la giornata perché pensiamo che, quanto più tempo li teniamo a scuola, tanto meno tempo loro saranno per strada vittime di qualsiasi cosa. Ed è il motivo per cui cerchiamo con le attività laboratoriali mh, di genere diverso di appassionarli. E quindi loro per esempio fanno cinese, fanno spagnolo, eh, fanno il laboratorio artistico, teatro, cinema, abbiamo fatto un uh, cortometraggio che è andato al Giffoni Film Festival, uh, come dire cerchiamo in tutti i modi di far vivere anche in classe, non solo nel tempo extrascolastico, far vivere uh, quanto più è possibile esperienze laboratoriali e indirizzarli a un messiere, una, una possibilità diciamo di trovare lavoro. Quindi la dottoressa Proto in sostanza quando ha proposto sul territorio no? questo tipo di iniziativa ha trovato terreno fertile, c'è diciamo, come... stata subito una sinergia. L'abbiamo accolta a braccia aperte perché eh, ci teniamo moltissimo ad affrontare questo tema così come ci teniamo moltissimo a mantenere un dialogo aperto perché eh, abbiamo bisogno, ha bisogno il territorio, i ragazzi, le famiglie ma anche noi dobbiamo Docenti, io stessa, che ogni giorno ci troviamo a combattere, tra virgolette, neanche tanto a combattere tutte le difficoltà di, una, mh, di un malessere. Il benessere psicologico dovrebbe essere il principio eh, base da, su cui la scuola eh, può camminare. Perché dei ragazzi, io sempre esordisco a inizio anno scolastico, non dico buon anno scolastico, i ragazzi lo sanno, dico buon divertimento. Però nella realtà è un augurio, ma molto spesso non è poi una prassi, perché ci sono infinite difficoltà, tra cui anche episodi di quel microbullismo che nasce dal fatto di, eh, del ragazzo che vive in, una certa, eh, in un certo quartiere, per cui è abituato a rapportarsi in un certo modo con i ragazzi. Quindi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di supporto psicologico, avremo bisogno di uno sportello a livello territoriale, secondo me uno sportello eh, di ascolto e uno sportello di formazione per riuscire a come dire, gestire situazioni che a volte sono davvero drammatiche, che onestamente eh, sembrano lontane da quello che doveva essere inizialmente il mestiere dell'insegnante. La dirigente eh, scolastica, quanto un'iniziativa del genere eh, può restare fine a se stessa e soprattutto quali sono gli elementi affinché questo non accada? elementi affinché questo non accade la sensibilizzazione naturalmente dei docenti e la sensibilizzazione delle famiglie e creare un dialogo costante tra tutte eh, diciamo, le agenzie del territorio che comunque concorrono all'educazione, alla formazione dei ragazzi. Questo per quello è importante ed è importante che questo non sia una cosa isolata, c'è un luogo nel quale si parla e tutti ci salutiamo, insomma, e finisce. Nella realtà vanno create delle reti, vanno create eh, delle sinergie nell'azione perché c'è molto da fare. E io dico, si può ancora fare molto, altrimenti questo mestiere, il mio, non avrebbe senso. Invece, forse, se noi riusciamo a dare questo benessere nonostante il territorio, a trovare le strade per comunicare in maniera eh, cordiale, piacevole, amichevole con questi ragazzi. Pur rimanendo nel nostro ruolo, senza modificare i campi, forse eh, potremmo risolvere tante delle, delle problematiche che sono presenti in zona. E noi anche con l'aiuto dei genitori, ovviamente, delle famiglie. Forse il problema, consentitemi di dirlo: il problema è anche quello perché naturalmente i, i ragazzi mutuano, un bambino di sei anni, di sette anni, di otto anni, mutua. I, chiaramente quelli che sono gli atteggiamenti che recepisce in casa e li ripropone. Quindi il nostro è un doppio lavoro, è il lavoro di smantellare le, i cattivi comportamenti appresi per strada e in casa e cercare di insegnare i comportamenti giusti. Quindi le famiglie ci possono aiutare, ma anche lì è importante uno sportello, è importante far capire l'importanza della scuola. Che non so perché, ma oggi i genitori hanno una visione e un luogo nel quale si viene a dire... Mh che cosa si deve fare al docente, al dirigente come al collaboratore scolastico, in cui non si tiene tanto alla formazione del, del proprio figlio quanto piuttosto all'affermazione eh, arrogante. E qui occorrerebbero mesi, se mi permette, per, per trattare questo quest argomento, perché siamo entrati in sostanza in un ginepraio di difficile uscita. Vogliamo dire ai nostri telespettatori com'è stato l'incontro con la dottoressa Proto. La dottoressa è una, vedendola non si ha dubbi, insomma, è una donna piacevole, interessante, intelligente e preparata. E quindi è stato normale eh, parlare prima, sottotono, perché lei giustamente ha presentato l'iniziativa. Ma poi, se mi posso permettere, è diventata un'amicizia perché abbiamo visto di avere tante cose in comune. Eh, e quindi ehm, noi speriamo, nonostante sappiamo che viene da... Diciamo un territorio che non è il nostro, e noi speriamo che questo rapporto possa continuare e che noi possiamo creare, essere il polo: se così sarà, eh, si spera che così sarà il polo di, questo, di questa sinergia sempre più stretta tra la scuola e i professionisti del benessere, per rendere la scuola migliore in qualche modo. Con la dottoressa Carmen Pirozzi psicologa, psicoterapeuta, parliamo dell'esperienza, eh, questo, questo termine è un po' come dire, eh, eh, come dire astruso, no? però ovviamente si vede sul campo ciò che significa esperienza. Allora, in questo caso eh, con, i, con i bambini, con gli adolescenti, come si fa esperienza di ascolto? Uh, noi abbiamo sicuramente, noi psicologi abbiamo delle tecniche che ci permettono di entrare uh, in contatto con, uh, con i bambini e con, uh, con i ragazzi. Sono uh, tecniche che mettono innanzitutto a loro agio uh, i ragazzi uh, guidandoli a entrare in contatto con se stessi e con le proprie emozioni. E, per esempio i focus group, per esempio le fantasie guida guidate. Attraverso queste tecniche si può bypassare diciamo così, un po' il cervello, un po' la mente per arrivare diciamo, al cuore. Al cuore dei ragazzi per poter entrare in un contatto più diretto con loro. Come si arriva al cuore dei ragazzi, oltre che con l'esperienza d'ascolto? Mi verrebbe da dire mettendoci innanzitutto il proprio di cuore e quindi mettendosi anche noi adulti eh, direttamente eh, in gioco. Se chiediamo a loro di mettersi in gioco vogliamo e dobbiamo metterci in gioco anche noi. Quanto deve essere bambino o bambino uno psicologo? Uno psicologo deve lavorare molto sulla sua parte bambina, lavorare perché a volte diventando adulti ci si dimentica, ci si chiude in un ruolo, in una, nella veste professionale, mentre lo psicologo si deve spogliare, svestire del proprio ruolo per entrare veramente in contatto. Quanto si può dire di aver raggiunto finalmente il benessere psicologico? A che punto? il mio maestro dice che non si raggiunge mai a meno che non sia il buddha e si è già illuminati quindi si è sempre in cammino siamo siamo sono sempre in cammino il prossimo passo da fare in questo campo eh, io penso che è importante fare il primo, fare sicuramente il primo passo che forse è quello più difficile e poi se eh, in questo momento riusciamo a entrare eh, bene, a diciamo, lasciare qualcosa alle persone, gli altri passi saranno più semplici. Saranno più semplici. Con la vicepresidente Silvana Capozzoli del, dell'Istituto Comprensivo Parini-Rovigliano eh, parliamo un po' di questa iniziativa, soprattutto dettata dal fatto che lei è una valida collaboratrice e supporto della dirigente in materia proprio di, di problemi, no? di problemi che quotidianamente eh, si presentano in questa scuola, soprattutto nei rapporti un po' con le famiglie, con i genitori, eh, diciamo che è quella che mette un po' le pezze, diciamo così, eh, in maniera molto volgare. per Quanto mi è possibile, in effetti sì, abbiamo molto spesso capita di avere delle problematiche molto, molto serie, molto importanti, I genitori... Che chiaramente non voglio, vogliono delle risposte subito e quindi c'è da mediare un pochino. Eh, molto spesso troviamo, ci troviamo di fronte a delle persone proprio irragionevoli, per cui non si riesce proprio a interloquire e a interfacciarci. Eh, però per il benessere dei bambini cerchiamo di fare il nostro meglio, di, trovare sempre, come dire, di dare sempre un'opportunità sia ai genitori che eh, agli stessi, ma soprattutto per i bambini, ripeto, per i ragazzi. Quindi veramente a volte lavoriamo su un, lavoriamo su un campo molto molto, molto minato. Perché... Già, già il territorio di per sé è, è difficile e poi si presentano questo, queste, queste problematiche e diventa ancora più complicato. Capiamo sicuramente tutte le problematiche familiari che ci sono qui sul territorio e che sono problematiche veramente importanti e, e difficili. Però tante volte anche noi, insomma, non sappiamo da che parte cominciare. Eh, se mi permette, eh, ci vorrebbe anche una settimana di benessere psicologico anche per gli insegnanti forse, e per le dirigenti. Forse una settimana è pure poca, insomma, perché per alcune veramente ci sono dei momenti, dei periodi che sono. Sono veramente tristi, insomma, sono veramente pesantissimi. E quindi la stanchezza sicuramente a sera si avverte. E, come dire, anche, sentiamo anche la necessità di farci un'autoanalisi, di vedere abbiamo risposto in maniera positiva alle esigenze che ci sono state sottoposte e abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, e quindi ci vengono anche un po' questi sensi di colpa e cerchiamo di, appunto, di fare un esame da noi stessi però, per capire se. però, per... se mi permette, è ancora più bello quando si raggiungono risultati, no? Sicuramente. Quando si raggiungono questi traguardi che chiaramente ci portano a delle vittorie e che poi mh, devo dire è bello quando viene un genitore e dice, mi dice professoressa grazie per avermi dato questa mano, per avermi aiutato perché stavo sbagliando e veramente mi avete messo poi sulla strada giusta. Anche lei come la, come la, la dirigente ha avuto un contatto diretto con la dottoressa Proto, anche lei era presente. Sì. All'incontro, e anche lei ha sposato questa iniziativa subito. L'abbiamo subito condivisa, sposata, e ci è piaciuta moltissimo e ci auguriamo che possa ripetersi. Hanno seguito la loro insegnante fino qui a Torre Annunziata, direttamente da Sant'Antimo, sono delle ragazze che frequentano eh, appunto, la scuola Sant'Antimo, la professoressa Giorgia Proto. Allora, parliamo un po' eh, con qualcuna di voi, perché avete scelto di venire qui? perché uh, siamo molto vicini alla professoressa, essendo comunque dell'indirizzo scienze umane, un argomento che può interessare anche noi e inoltre come vi abbiamo già detto, essendo molto legate a lei, volevamo farvi sentire la nostra vicinanza anche in questa situazione. Una vicinanza che fate sentire anche a scuola da quello che ho saputo, no? Sì. Infatti c'è un rapporto molto amichevole anche con la professoressa, parliamo di tutto, infatti lei essendo appunto una psicologa appena ci vede un po' giù di morale è sempre lì pronta a sostenerci, ad aiutarci e, ed altro. Quindi non è proprio un rapporto insegnante-alunno? Esatto, molto spesso comunque riesce ad essere un'ottima insegnante, però ci sono anche dei momenti in cui, come ha detto già la mia amica, quando siamo giù di morale, quando abbiamo dei problemi, è sempre prontissima ad ascoltarci e ad aiutarci in qualsiasi evenienza. Quindi questo vi può aiutare anche una volta usciti da, da questa scuola? Sì. Vogliamo dire i vostri nomi? Alessandra Monaco. Francesca D'Aponte. Manuela Turco. E diciamo anche la scuola? Uh, il 18 delle Scienze Umane, quarta, Laura, Laura Bassi. Perfetto, a Sant'Antipo. Sì. Ok, voi ovviamente fate parte della, della classe, quindi salutate anche voi la vostra professoressa.